Comincini, torno da lei. Non importa come se ne parla, l'importante è che se ne parli. Alla fine è da giovedì, dalla decima di Vannacci ad oggi, con le parole di Borghi, che stiamo parlando Lega, che afferma un principio: meno Europa. Continua a ripetere. Questa è una strategia elettorale che sta evidentemente funzionando molto bene, no? Ma condivido quello che si diceva prima, per cui Salvini sta cercando tutte per salvare la baracca o salvare il salvabile rispetto a tutti i punti che ha perso, diventando sempre più incoerente rispetto a quello che dice e che fa. Io il consiglio che do sempre ai cittadini, e la cosa fondamentale, è guardare le votazioni, perché un conto sono le parole, soprattutto in campagna elettorale, un conto sono le votazioni. Salvini con la Lega hanno spesso detto no, 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 e dopo hanno votato sì. Oppure hanno detto sì sì e dopo non si sa cosa hanno fatto. Vedesi anche recentemente, ad esempio parlando di Unione Europea, il nuovo patto di stabilità, dove in Europarlamento gli europarlamentari si sono astenuti, quindi sembrava quasi volessero bloccarsi o mettersi di traverso. Poi il governo, rappresentato dalla Lega appunto in Europa, invece l'ha approvato. E stessa cosa in passato, se ricordiamo, con Draghi. Draghi era il male assoluto, l'esempio appunto dell'Europa burocrate che viene qua a comandare, e poi la Lega in quel periodo, purtroppo ne facevo parte anch'io, mi ricordo bene, siamo entrati nel governo Draghi. Fuori da quell'esperienza. Beh, sicuramente è una delle cose dove ho capito che stavamo diventando completamente incoerenti. Dicevamo una cosa e poi facevamo il contrario. O meglio, dicevamo di avere certe intenzioni e poi alla fine assecondavamo il sistema. Il Green Pass, era contrario al Green Pass, la Lega, Salvini diceva no, no Green Pass, e poi ha votato a favore del Green Pass, a favore degli obblighi vaccinali, a tutto quello che abbiamo visto nel governo Draghi e quant'altro. Quindi un conto sono le parole, un conto sono queste uscite che Borghi strumentalmente fa d'accordo sicuramente con Salvini, per dire io faccio finta di fare il poliziotto buono o cattivo, dipende dai punti di vista, e poi naturalmente interviene Salvini, no no abbiamo scherzato, Mattarella assolutamente massimo rispetto. Questa è una presa in giro per cercare di illudere i cittadini che la Lega sia veramente un movimento di opposizione a questo tipo di Unione Europea. La realtà è che semplicemente vuole mantenersi le posizioni, vuole mantenersi il potere Salvini all'interno di questo partito che porta il suo nome, perché si chiama Lega Salvini Premier, e quindi la realtà è questo. Però sicuramente la discussione, se è sulla questione della sovranità, è un discorso giusto. Ecco, un attimo solo, perché non avendo appunto la Lega rappresentata in studio, per me è assolutamente fondamentale. A questo punto i desiderata della Lega li lasciamo agli esponenti della Lega, insomma noi analizziamo quella che è la notizia, quella che sì, sì, beh, ma la sovranità è un argomento, non però è che libertà, si può far finta che non sia un argomento. Libertà rispetto alle parole di Mattarella, ecco, che posizione ha, come immagina l'Italia all'interno dell'Europa e la sovranità dell'Italia all'interno dell'Europa? Ma assolutamente anche per noi c'è un problema di sovranità, perché il fatto che venga tolta sovranità all'Italia e che chi la vuole togliere ai singoli stati per imporre delle regole, delle cose che vanno contro i nostri interessi, contro il nostro paese, è un dato di fatto, ma deriva dal fatto che non è assolutamente vero che l'Unione Europea è stata creata, perché bello, si sono svegliati degli italiani, hanno voluto questa Unione Europea, gli europei hanno voluto l'Europa. La realtà è che chi c'è dietro, se andiamo a vedere bene chi ha voluto la Costituzione dell'Unione Europea, in realtà la CE, quello che si chiamava prima la CECA, eccetera, eccetera, sono gli Stati Uniti d'America. Non a caso c'è un partito di agricoltura che adesso si chiama Stati Uniti d'Europa, perché la visione è quella di un'Europa sottomessa agli Stati Uniti d'America, con le basi americane. Qua vicino abbiamo a Vicenza, penso, circa 100.000 o non so quanti migliaia di soldati americani, abbiamo le bombe atomiche americane, abbiamo il fatto che un governo, vabbè, prima di costituirsi, deve andare in ambasciata americana a chiedere se va bene, se si può fare un governo. Abbiamo la Meloni che fa parte dell'Aspen Institute. Questa è la realtà. Quindi un'Europa che non è stata creata per dire collaboriamo e funzioniamo meglio come paesi, ma togliamo sovranità ai paesi per avere un controllo che poi è da parte di qualcun altro e che, ripeto, va a imporre delle regole. Quindi per noi è evidente che la sovranità è una discussione, perché si parla di riforme, ma l'articolo 117 della Costituzione, comunque la Costituzione prevede già che gli vengano tolte, ripeto, delle competenze, gli venga tolta sovranità per imporre le regole dell'Unione Europea. Noi possiamo discutere di questo, secondo noi sì, perché purtroppo veniamo danneggiati per questo. Dobbiamo uscire dall'Europa o dobbiamo uscire dalla NATO?
Ma allora, sicuramente sono due temi entrambi che mettono, che pongono la questione sull'aspetto della sovranità e anche della pace, perché sono in corso delle guerre su cui ritengo che la NATO ci stia portando. Allora, la NATO è un problema per come si sta atteggiando e quindi da valutare anche di uscire dalla NATO, non ci vedo nulla di male. Dall'Unione Europea c'è un paese che è uscito, che è la Gran Bretagna, quindi se il popolo lo riterrà opportuno, se si potrà fare un referendum, se c'è una discussione, è una cosa da valutare. Come è da valutare il fatto di cambiare questo tipo di Unione Europea? Sicuramente, come adesso, danneggia il popolo italiano, danneggia i nostri territori e non è assolutamente un vantaggio essere in Europa. Prima Mortandello